Ciao a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video su Animal Crossing. Oggi un video un po' speciale perché andremo a confrontare tre tipi di case, ovvero la casa da 100 stelline, la casa da 100.000 stelline e la casa da 1 milione di stelline. Quindi siete pronti? Iniziamo subito, vi chiedo tantissimi like, iscrivetevi al canale se siete nuovi, non l'avete ancora fatto e noi partiamo! La prima casa che andiamo a vedere ovviamente è la casa da 100 stelline, ovvero la tenda da campeggio, perché è la prima casa che si ottiene quando iniziamo a giocare ad Animal Crossing. Quando sbarchiamo sulla nostra isola ci viene data appunto la tenda da campeggio. Ovviamente a noi viene data quella a punta, mentre ai nostri abitanti viene data quella tonda. L'unica cosa strana che non ho mai capito, perché quando io pago il mio mutuo anche gli abitanti ottengono le case normali, solo che le case normali degli abitanti sono più belle rispetto alle nostre e noi paghiamo e loro no. Quindi non capisco questa cosa, è un'ingiustizia. Cioè io devo pagare non so quanti mutui perché non me li ricordo per avere una casa figa, bella e tutto, e loro invece hanno subito la casa figa dopo che io pago il mio primo mutuo. Non è giusto, non è giusto. Comunque, ho creato anche tre tipi di look diversi in base alla tipologia di casa. Quindi ovviamente andiamo a selezionare il look che si abbina con la casa da 100 stelline, ovvero la tenda da campeggio. Ho deciso di mettere anche i cerotti, raga, perché non so voi, ma quando ho iniziato a giocare ad Animal Crossing le api mi hanno punto non so quante volte, quindi... E questa è la nostra prima casa che troviamo su Animal Crossing. Addirittura ci sono ancora gli scatoloni chiusi e se non vado errato, nello scatolone c'è la radio e la lanterna e poi la brandina. Non è la mia, ma dormo comunque. Bene, è molto 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 povera, perché ovviamente 100 stelline, raga, cioè che cosa vi aspettavate con 100 stelline? Cercate di pagare subito il primo mutuo con le miglia in modo tale da passare a una casa vera e propria, perché ovviamente la tenda da 100 stelline fa schifo, ok? Viva la sincerità! Dopo aver pagato il primo mutuo con le miglia, iniziamo ad avere una casa decente. Molto piccola, perché da fuori effettivamente la struttura della casa, raga, è veramente minuscola. Paragonata alle case degli altri abitanti, la nostra è veramente un gabinetto ambulante. Quindi noi paghiamo, abbiamo una casa orrenda, gli abitanti non pagano e hanno una casa più bella. Questa è la vita, raga, questa è la vita. E quindi la nostra casa per un bel po' di mutui resterà questa. Carina, sì, potete scegliere anche il colore del tetto, niente di che, però vabbè. Ho preparato un look anche per questa tipologia di casa, iniziamo ad avere un bel po' di soldini e quindi il nostro look cambia notevolmente. Bene, entriamo dentro la casa da 100.000 stelline. Ok, è una casa con una stanza, quindi... abbastanza normale, anzi, complimenti, hai pagato il primo mutuo, brava, un applauso, meritato un applauso, soprattutto i nuovi, raga, soprattutto i nuovi che hanno appena iniziato a giocare e hanno questa tipologia di casa, complimenti, bravi, bravi, meritato un applauso. Troviamo una normale stanza perché, raga, il primo mutuo, il secondo mutuo è veramente... difficile all'inizio da pagare per creare le altre stanze. Anche io ho impiegato veramente tanto a finire la casa. Erano tantissimi soldi da pagare, davvero veramente tanti. Bene, in questa casa troviamo un po' tutto. Rispetto alla tenda è già più confortevole. Troviamo appunto il futon, che non è una brandina, sicuramente è molto più comodo di una brandina. Un tavolo da cucina con un cuscino, mancano le sedie, viva la povertà. E vabbè, raga, ci accontentiamo del cuscino. E la cucina, una stufa, almeno non muore di freddo. Il gabinetto senza una stanza dedicata, quindi non immagino, non voglio immaginare la puzza
quando si va in bagno, mentre magari si cucina, c'è il fornello acceso, ragazzi, mamma mia, a momenti va a fuoco la casa. Occhio che qua già per pagare questa casa c'è voluto un bel po', se va a fuoco non so come finisce. Troviamo anche un armadio, qualche giochino, lo stereo e una bella vasca. Almeno sappiamo una cosa, che Lightning 2, perché questa è la casa di Lightning 2, si fa la doccia ed è importante. Spero che mangia prima di andare in bagno, perché poi la puzza, raga, mamma mia, resta dentro la casa. Non so se c'è cioè le finestre ci sono, magari le apre, quindi va bene. E questa è la casa da 100.000 stelline. Non è granché, ma è casa. Non so in quale film dicono questa battuta, ma è la verità. Infine arriviamo alla casa da 1 milione di stelline. Finalmente la nostra casa prende la forma definitiva e diventa una bella casa. Parlo dal punto di vista estetico, perché già questa struttura è soprattutto più bella rispetto alle case degli abitanti, è anche grande e quindi sa proprio di casa di lusso. Ho preparato un look anche per questa casa e andiamo subito a vedere le varie stanze. Ovviamente è casa mia, raga, quindi un pochino la conoscete, però facciamo comunque un piccolo tour veloce. Troviamo subito una stanza niente male, modestamente. In realtà no, fa schifo, perché ho cambiato il muro e quindi gli oggetti sono un pochino sparsi sulle pareti. Però tutto sommato non è male. Qui ho un bug bruttissimo. Non riesco a piazzare la sedia e la cosa sul tavolo, non so perché. E infatti è rimasta così, poi non ci ho più provato. Comunque troviamo una cosa, una vetrinetta con i trofei e un caminetto, ovviamente il muro nevicata sempre al top. E questa è la mia sala da pranzo o salone. Poi vi faccio vedere a sinistra le camere, a sinistra e a destra sono un po' così, le utilizzo come cabina armadio. Infatti qui troviamo la mia cabina armadio, che in realtà io chiamo la stanza dei cosplay. Sapete, a me piace tantissimo fare cosplay, infatti se mi seguite su Instagram ci sono tantissime foto di me in cosplay, ovvero di me vestita da un personaggio che mi piace. Ho fatto un personaggio di Dragon Ball, ho fatto un personaggio di League of Legends, eccetera eccetera eccetera. E quindi infatti qui trovate tantissime maschere e tantissime corone, perché ovviamente, raga, è una casa da 1 milione. Poi ovviamente l'armadio e tantissimi oggetti. Non è una stanza che ho modificato, è rimasta così proprio dall'alba dei tempi e quindi rimarrà così per un bel po'. Andiamo a vedere la stanza a destra, perché più o meno è la stessa cosa, solo che nella stanza a destra tengo gli oggetti, tutti gli oggetti sbloccati con il primo Gulliver, perché ci sono due Gulliver, io qui tengo tutti gli oggetti del primo Gulliver. Infatti tutte le maschere, tutti i cappelli, tutto quello che mi dà Gulliver. Forse qualche oggetto l'ho un po' spostato, però la maggior parte sono qua dentro, cioè teoricamente questa stanza serviva proprio a questa cosa. Ok, andiamo avanti. Nella stanza centrale invece ho creato una specie di piccola serra senza le piante, perché non ho più piante per il momento, una cosa del genere, perché ho trovato questo muro che è fighissimo e ho fatto questa cosa così, proprio easy, semplice semplice, con dei cespugli, dei fiori a forma di cuore che sono per San Valentino, fanno parte del set San Valentino. E vi ricordo che a San Valentino probabilmente faremo qualcosa di particolare sul mio canale. Bene, bene. E questo è il primo piano. Vi faccio vedere la mia stanza, che sta al piano di sopra, ed è il mio studio. Qui registro i video che poi carico su YouTube. Sì, anche su Animal Crossing. Infatti c'è la telecamera, la Switch, il computer, i 3 monitor, e poi ho messo anche un divanetto con la televisione, ma anche il letto. Io sono come i vampiri, non dormo. Non dormo. E questa è la mia stanza
Trovate anche un video su questa stanza. Ho fatto ai tempi un video, creo il mio studio su YouTube. Cioè, creo il mio studio di YouTube su Animal Crossing. Esiste proprio il video sul mio canale, quindi potete andare a vedere il video se vi va. E poi resta l'ultima stanza, che è una stanza del tesoro, dove tengo i progetti fai da te che ho già. E mi servono, sono dei progetti fai da te importanti, che utilizzo molto per scambiare e ottenere miglia di Nook. Sono dei progetti importanti, quindi li conservo tutti qui, perché so che ci posso fare tantissimi biglietti miglia di Nook con questi progetti. E quindi questa è la mia stanza, diciamo, del tesoro. Queste sono le tre tipologie di casa, quindi casa da 100 stelline, casa da 100.000 stelline e casa da 1.000.000 di stelline. Fatemi sapere sotto nei commenti quale tipo di casa avete su Animal Crossing. Se avete iniziato a giocare da poco, sicuramente avrete la casa da 100.000 stelline, oppure se siete veterani, sono quasi sicura che avete la casa da 1.000.000 di stelline, proprio come me. Fatemelo sapere sotto nei commenti, vi chiedo di lasciare un like, iscrivetevi al canale se siete nuovi e non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!